Una grande vittoria della Giorgio Tesi Group nella 16ª giornata di campionato, batte Forlì per 74-62, grazie alla concomitante sconfitta di 100 a Rimini, rimane da sola in testa alla classifica. La bella notizia è che ribalta anche la differenza canestri, ricordando che a Forlì la squadra biancorossa aveva perso di 4 punti, una vittoria che non è mai stata in discussione, visto che ha toccato anche il più 22, un risultato assolutamente inaspettato, soprattutto nelle proporzioni, considerando l'assenza, come ormai sappiamo, di Angelo Del Chiaro, il roster quindi molto ridotto della formazione di Nicola Brienza. Però oggi è il caso veramente di dirlo, pochi ma buoni, una prestazione straordinaria di tutti i ragazzi in campo che si sono aiutati tra di loro. L'assenza naturalmente di Del Chiaro ha portato tutti a fare uno step in più, 22 punti per un immarcabile Varnado, conditi da 9 rimbalzi, 16 di Copeland, 12 di un ottimo Magro, 11 di Widel, addirittura con 14 rimbalzi, Widel che ha giocato l'ennesima grande partita. Una Forlì annichilita fin dall'inizio per intensità, con un pubblico, finalmente 2.400 persone sulle tribune del Pala Carrara, miglior incasso stagionale, e fortunatamente si sperava che veramente il pubblico oggi accorresse per tributare una standing ovation a questi ragazzi. 150 tifosi anche arrivati da Forlì, come dicevo Forlì non è mai stata in partita, quindi una grande vittoria della formazione biancorossa che rimane da sola in testa alla classifica. Sabato sera giocherà a Cividale, una formazione molto pericolosa perché in questo momento si trova al 5º posto della classifica, ma Pistoia veramente può sognare. La cosa più giusta da fare è fare complimenti agli avversari e tornare a casa incassando lo schiaffo e ripresentarci già giovedì prossimo in maniera diversa. Sono fortunato ad avere questi ragazzi, e diciamo che il mio lavoro viene molto molto più semplice a dover guidare loro, per cui veramente bravissimi, gli faccio i complimenti, hanno dominato la partita per 40 minuti, abbiamo tolto praticamente tutto a Forlì e oggi non era assolutamente facile, non era scontato, per cui tanto di cappello ai ragazzi.